Ciao, se ti piacciono i miei video, ricordati di iscriverti al canale. Buona visione. Ciao a tutti! Allora, ci sono loro è veramente una domanda difficile. Considerate che il problema grosso è che nella storia dell'umanità loro erano sempre visibili, erano i re, i monarca, i papi che comandavano e quindi era facile individuare chi era il detentore del potere. Oggi il potere però si è fatto furbo perché ha imparato dalla storia che bisogna nascondersi e quindi il potere oggi utilizza tutta la sua forza senza neanche che noi capiamo qual è lo strumento col quale riescono a controllarci. Stasera provo a darvi qualche coordinata su quello, su come fanno, perché il problema grosso è chiaro. È facile dire il potere finanziario controlla l'informazione, la politica, eccetera, ma come fa? Cioè, qual è lo strumento che utilizza per soggiogare tutti quanti loro? Allora, intanto mi presento un attimo, io sono Fabio Condini, presidente dell'Associazione Moneta Positiva. Noi siamo forse l'unica realtà italiana che ha già fatto 4 convegni al Senato, 4 convegni alla Camera dei Deputati, 3 convegni alla Regione Lombardia e più di 200 in giro per tutta Italia. Quindi stiamo portando avanti una proposta concreta. Noi abbiamo analizzato il sistema economico e monetario nei dettagli per capire realmente come funziona e soprattutto abbiamo individuato soluzioni per uscire da questo paradigma. L'ultimo convegno vi consiglio di andarvi a vedere, è quello del 24 marzo di quest'anno, è importante perché c'erano con me Galloni, il professor Samaggino, Carlo Freccero, Paolo Becchi, insomma una serie di personaggi che abbiamo riunito e che fanno parte del nostro gruppo e quindi non siamo pochi e soprattutto questo video c'è sul BioBlu, sul nostro canale YouTube Moneta Positiva, quindi ve lo potete rivedere con calma, sono 4 ore, non è una cosa facile perché per spiegare le cose e spiegarle anche da un punto di vista storico, filosofico, diciamo, giuridico, non è così facile. Però lì trovate la descrizione generale di tutto quanto il problema. Nel convegno invece di lunedì scorso, che sarà pronto su BioBlu, penso fra una decina di giorni, e che quindi troverete integralmente, lì abbiamo provato a fare un focus di tutto quello che noi abbiamo analizzato sull'Italia, perché ci interessa particolarmente cominciare dall'Italia per promuovere un cambiamento che possa poi ripercorrere e diciamo, sollecitare tutte le altre nazioni a cambiare completamente. Perché una cosa è chiara, in questo attuale paradigma, con la situazione così com'è, non c'è soluzione. Cioè non si può, come diceva Albert Einstein, non puoi risolvere un problema con gli stessi pensieri, con le stesse idee che lo hanno generato. Gli strumenti che stiamo usando sono la causa del problema, non sono la soluzione. E potete visitare anche, noi abbiamo un sito Moneta Positiva che è molto tecnico, mi hanno tutti contestato che è troppo tecnico perché c'è troppa roba, quindi abbiamo fatto un sito molto più semplice che si chiama Mondo Positivo, dove lì trovate una prima descrizione molto semplice di quello che facciamo e soprattutto cominceremo a scrivere su questo sito le azioni concrete che possiamo fare per produrre il cambiamento, quindi che ognuno di voi potrà fare. Moneta Positiva è un'associazione di promozione sociale iscritta al 5 per 1000, quindi potete sostenerci senza costi, donando il 5 per 1000 e soprattutto se volete approfondire ci sono i libri che comunque ho portato anche oggi che trovate anche su Amazon, quindi se avete voglia di approfondire il problema lo potete fare. Cominciamo subito ad entrare nel merito della questione. Questo è un bambino, felice, un bambino, anzi qualcuno mi ha contestato che non è un bambino ma una bambina perché c'ha l'orecchino sulla cosa, però diciamo che è un bambino, una bambina, conta poco. È oggigiorno, vabbè. Siamo noi felici, i nostri figli che nascono felici di venire al mondo. Tra l'altro è intenta, diciamo che è una femmina, è intenta dell'attività che poi farà per tutta la vita, quella di produzione di PIL, cioè il prodotto interno lordo, stai quindi sperimentando questa attività. Il problema è che poverina, lei è ignara perché noi fra non molto, quando comincerà a capire, gli spiegheremo una cosa che lei non riuscirà a capire inizialmente. Intanto gli spiegheremo che ha già peccato prima di nascere, quindi che lei è già colpevole e peccatrice, quindi dovrà battezzarsi e fare tutta una serie di cose. Poi gli spiegheremo che ha un debito pubblico, un debito privato, che non ha creato lei, poveretta, ma lei nasce
e dovrà lavorare tutta la vita per restituire questi debiti e non ci riuscirà. Quindi noi gli abbiamo già dato due palle a piede, pensate, enormi. Cioè tutti gli esseri umani nascono in natura felici e non hanno dei gravami derivanti da attività che non hanno fatto. Noi invece gli diamo un peccato da recuperare e un debito da recuperare che non, diciamo, non riusciranno a fare facilmente. Ma non basta, perché noi gli diciamo anche che deve vaccinarsi, perché diciamo lei è portatrice di germi e quindi può uccidere tutte le generazioni superiori. Ma fra non molto gli diremo anche che non può neanche fare le scorregge, perché siccome producono CO2 e quindi potrebbe inquinare l'ambiente surriscaldato. Cioè questa poveretta nasce già handicappata. Il problema è quello che noi stiamo cercando di fare, è di dargli una prospettiva completamente diversa, cioè di produrre le condizioni per cui lei possa sperare nella sua vita di avere ricchezza e benessere come tutti dovremmo avere. Dobbiamo partire da una, prima di arrivare nel merito della moneta, moneta elettronica, eccetera, dobbiamo partire da una questione fondamentale. La moneta, voi sapete, è lo strumento con la quale noi gestiamo gli scambi. Se vogliamo scambiarci io e Maurizio qualche cosa, se non abbiamo la moneta, o siamo talmente amici da regalarci la vicenda, o se no dobbiamo avere uno strumento. Ma l'obiettivo della moneta è quello di generare gli scambi economici. E dobbiamo ricominciare a ripartire dalle basi dell'economia, perché l'economia che ci viene raccontata dal mainstream è completamente diversa da quella che dovrebbe essere la sua funzione fondamentale. L'economia sostanzialmente è l'organizzazione dell'utilizzo delle risorse scarse. Voi sapete che il pianeta non ha tutte risorse infinite, quasi tutte le risorse sono scarse, per soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi. Quindi l'obiettivo dell'economia è quello di soddisfare il benessere delle persone. Voi pensate che è quello che sta accadendo? Cioè non è più così, anzi l'economia è l'esatto contrario, perché giustificando l'economia con principi contabili artificiali ci stanno convincendo a fare sacrifici, a fare tagli, eccetera, che producono malessere invece che benessere. In realtà quando parliamo di bisogni che vanno al di là del bere, mangiare e dormire. Stiamo parlando di quelli che Maslow raccontava fossero i bisogni fondamentali della persona, partendo dai più basilari, primari, fino ad arrivare al bisogno di autorealizzazione di ciascuno di noi, che è la stessa cosa che dice la nostra Costituzione, che l'articolo 3 dice in maniera chiara che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi questo è un principio costituzionale che noi dobbiamo cominciare a ribadire ai nostri politici, ai nostri rappresentanti, perché spesso se ne dimenticano. Il problema è che purtroppo, se voi avete visto da tempo immemore, tutti i partiti politici vi fanno grandi promesse, poi arrivano al governo e vi dicono che quelle promesse non le possono mantenere perché non ci sono i soldi. Quindi, perché lo Stato non ha i soldi? Perché lo Stato ha tre uniche modalità di finanziamento della spesa pubblica: aumenta le tasse e quindi riduce la nostra ricchezza, taglia i servizi, taglia la spesa e quindi riduce il benessere, perché chiaramente nessuno considera che se io taglio la spesa alla sanità, io aumento la probabilità che uno possa morire o che non riesca a curarsi. Se io taglio la spesa alla manutenzione del territorio, poi accadono le cose che sono accadute qui in Emilia Romagna, le alluvioni, che non sono frutto del surriscaldamento terrestre, ma sono frutto della stupidità dei nostri politici che tagliano delle spese che sono essenziali per mantenere in sicurezza il territorio. Ma soprattutto lo Stato ha come terzo unica modalità di finanziamento quella di emettere titoli sui mercati finanziari. Quindi si indebita costantemente e non è possibile uscire da questa cosa. Quindi siccome la narrazione continua e la giustificazione che hanno è quella che non ci sono i soldi, oggi proveremo a capire se è vero questo che ci raccontano. Vediamo che cos'è la moneta. La moneta è l'unità di misura è anche lo strumento di scambio. La moneta è come il metro. Serve a misurare le dimensioni e quindi permette di valutare esattamente le dimensioni, così come il chilogrammo permette di misurare il peso. Quindi la moneta ha due funzioni fondamentali: quella di strumento di pagamento per scambiarci bene i servizi o per pagare le tasse allo Stato,
oppure come riserva di valore, cioè accumulare una parte della ricchezza in modo tale da poterla spendere in un momento successivo, perché ovviamente se io produco, non so, qualcosa in una stagione dell'anno, devo poter avere però, ricavare della moneta che mi permette di comprarla in un altro momento. Partendo velocemente nella storia dell'umanità, la moneta è sempre stata legata in qualche modo a un bene. L'oro, il grano, il sale, cioè la moneta aveva sempre un valore intrinseco perché così era nato. Poi nel corso dei secoli ci siamo evoluti e abbiamo cominciato ad inventare strumenti monetari che non fossero legati all'oro o fossero legati all'oro in maniera diversa. Noi italiani in particolar modo abbiamo, non so se vantarsi o meno di questa cosa, abbiamo inventato le banche, ma abbiamo inventato anche lo strumento della nota di banco, che era una ricevuta sulla quale c'era scritta, emessa da banche o orefici del tempo, del 1300, dove c'era scritto questa ricevuta vale tot monete d'oro. E questa ricevuta veniva scambiata come se fosse moneta, equivalente alle monete d'oro, e anche più comoda rispetto alle monete d'oro perché era un semplice pezzo di carta. Da queste note di banco siamo passati alle banconote, che sono la stessa cosa, solo gli hanno cambiato nome e le hanno rese un pochino più, diciamo, con delle effigi del re, del sovrano, eccetera, in modo tale da dargli un valore maggiore, ma è solo percezione, ma la realtà è sempre la stessa. Poi questo legame con l'oro nel corso dei secoli si è andato sempre più affievolendo. Perché? Perché l'oro è scarso e non ce n'è a sufficienza per gestire tutti gli scambi che noi abbiamo correntemente. La primo taglio, diciamo, di, parziale di questo legame è successo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. A Bretton Woods tutte le nazioni del mondo, quelle vincitrici, hanno deciso che l'unica moneta che fosse cambiabile in oro, convertibile in oro, era il dollaro, e tutte le altre monete erano convertibili nel dollaro. Si chiama dollar standard. Ma questo è durato solo 27 anni, perché poi nel 1971 questo sistema si è dimostrato che era insostenibile, perché la quantità di oro non è minimamente sufficiente a gestire tutti gli scambi. Quindi Nixon andò a Reti Unificati a dire quello che ormai avevano capito tutti, che dietro il dollaro non c'era nessuna legame con l'oro, non c'era oro a sufficienza, e quindi chiaramente si annullò questa convertibilità. Da quel momento la moneta è stata completamente fiat. Fiat da Fiat Lux, creazione dal nulla, cioè come una bacchetta magica. Il denaro oggi si crea addirittura con un clic nel computer. Quindi il denaro non cresce sugli alberi, signori, il denaro non si trova scavando sottoterra, il denaro non è come l'acqua, come l'aria che esiste già in natura, il denaro semplicemente perché esista bisogna che qualcuno lo crei. Quindi il denaro si crea dal nulla e è un fatto che purtroppo di cui le persone non hanno consapevolezza, cioè quanti di voi sanno esattamente chi oggi crea il denaro e come lo crea? Alzate la mano. Sì, a parte chi ha seguito i miei convegni. Voi sapete chi crea il denaro? Beh, basta una banca, quando noi chiediamo un finanziamento, un credito, la banca può creare denaro dal nulla. Perfetto, sì, ma come lo fa? Non è intuitivo, cioè non è così facile, perché noi quando andiamo a chiedere un prestito in banca, credito. Quanti di voi hanno chiesto prestiti, un mutuo, eccetera? La vostra sensazione è che la banca i soldi ce li abbia e li stia prestando. No, la banca li crea nel momento in cui voi glieli chiedete. Ma la cosa più assurda è che li crea con le vostre garanzie. Cioè la banca crea la moneta al passivo del bilancio. All'attivo del bilancio ci mette il vostro contratto di mutuo con le vostre ipoteche. Quindi siete voi che avete creato il denaro. E noi li dobbiamo. Però glieli dobbiamo restituire con gli interessi. Quindi siamo in un sistema veramente folle. Come abbiano fatto a convincersi di una cosa così folle è un mistero psicologico che io ancora devo cercare di capire. Vediamo come siamo arrivati al discorso delle monete digitali di banca centrale. Perché c'è stata un'evoluzione molto veloce dal 1971 ad oggi, perché voi capite, fino a che il denaro era legato all'oro, ovviamente i margini di manovra erano abbastanza limitati. Da quando si è sganciata il legame della moneta con l'oro, ovviamente c'è stata un'accelerazione che chi era, diciamo, consapevole di queste questioni l'ha sfruttata. Noi che eravamo inconsapevoli abbiamo subito tutta una serie di modifiche che ci hanno portato a, diciamo, a perdere per strada tutto il nostro potere riguardante la moneta. Allora, proviamo a ragionare quello che succedeva prima del 1981. Perché dico il 1981? Perché nel 1981 in Italia accade un fatto piuttosto particolare. C'è il divorzio tra il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia.
è importante perché prima di quella data lo Stato aveva una grande capacità di creazione di monetaria, che adesso vi illustrerò, che invece dopo di quella data si è andata progressivamente perdendo. Quindi lo Stato prima del 1981 non solo creava le monete metalliche, ma creava anche i biglietti di Stato. Vi ricordate le famose 500 lire che erano state create da Aldo Moro? Erano la versione cartacea delle monete da 500 lire d'argento che illustravano le caravelle, Dante, eccetera. Quindi erano la versione cartacea delle monete, diciamo, commemorative o da collezione. E a quel tempo quindi creava lo Stato queste due tipologie. Poi esisteva la Banca d'Italia, che era totalmente sotto il controllo dello Stato, quindi anche le sue quote di partecipazione erano tutte pubbliche, e che creava le banconote, ma le banconote avevano una particolarità, dovevano essere, per avere valore, dovevano essere cambiabili nella moneta di Stato, e quindi non c'era la scritta moneta a corso legale, c'era la scritta pagabile a vista al portatore, cioè la Banca d'Italia si impegnava in ogni sua filiale e anche all'interno del sistema bancario a cambiare queste banconote nella moneta di Stato, perché l'unica vera moneta di Stato erano le monete metalliche, i biglietti di Stato. Poi c'erano anche le banche private e pubbliche soprattutto, però lo Stato aveva più del 50% delle banche che erano pubbliche, e queste banche creavano moneta a quel tempo con una sorta di moneta cartacea, che erano gli assegni, quello che avevamo nei conti correnti, ma era una questione molto, diciamo, limitata, e soprattutto erano cambiabili in contanti. Poi che cosa è successo? Che dopo del 1971 ci sono state tutta una serie di modifiche che hanno progressivamente espulso lo Stato dalla creazione di moneta. Come è avvenuto? È avvenuto intanto con l'entrata dell'euro, per cui lo Stato ha smesso di creare biglietti di Stato e oggi crea solo le monete metalliche. Poi la Banca d'Italia da pubblica è stata assorbita dentro la Banca Centrale Europea, e la Banca Centrale Europea è diventata indipendente dagli Stati, ma fortemente dipendente dai mercati finanziari, quindi non è indipendente, semplicemente ha cambiato padrone. E la Banca Centrale Europea emette le banconote, che non sono più tra l'altro pagabili a vista al portatore, perché se stesse sono state dichiarate moneta a corso legale, e quindi c'è stato un passaggio, diciamo, che ha cambiato la situazione. Ma all'interno del sistema bancario le banche pubbliche sono state tutte svendute dallo Stato, vi ricordate la svendita dell'IRI con tutte le banche pubbliche, e con le banche pubbliche che erano proprietarie delle quote di Banca d'Italia si è svenduta anche la Banca d'Italia, quindi siamo in una situazione in cui lo Stato oggi praticamente non controlla praticamente niente. E abbiamo anche il problema che la moneta elettronica bancaria, che dovrebbe essere cambiabile in contanti, ci sono tutta una serie di limiti dell'utilizzo dei contanti che ci impediscono di cambiarla. Quindi la moneta elettronica bancaria, che non dovrebbe essere una moneta vera ma una cambiale, in realtà ci costringono ad usarla perché ci, diciamo, creano dei paletti per utilizzare i contanti. Quindi quello che sta succedendo, e questo è il secondo passo che questa gente, che poi vi spiegherò chi è, sta cercando di ottenere, è di avere il monopolio assoluto della moneta, cancellando i contanti, cancellando anche la moneta creata dalle banche private e dando solo alle banche centrali, che sono, ripeto, dipendenti dei mercati finanziari, rimarranno l'unica ad avere il potere di creare moneta. Quindi chiaramente in una situazione di questo genere voi immaginate, avendo voi tutti i conti alla Banca Centrale Europea, chi gestisce e decide la Banca Centrale Europea in maniera autonoma e non democratica potrà decidere di spegnere i conti di ciascuno di voi e decidere se una spesa che volete fare è buona, è giusta oppure no. Ok? Quindi ovviamente avrete avuto la chiara sensazione che non sono molto a favore delle monete digitali di Banca Centrale, perché noi abbiamo un'altra concezione: la moneta deve essere legata alla popolazione, il popolo è sovrano, il popolo deve creare moneta, ma deve essere una moneta di nostra proprietà e libera da qualunque debito. Adesso vi spiego come si fa a farla. La prima cosa è capire quello che non dobbiamo fare, quindi cerchiamo di capire nel sistema attuale perché è tutto sbagliato quello che viene fatto. Intanto il debito. Perché si genera il debito? Perché attualmente, vi do il quadro di qual è le quantità di monete che noi stiamo usando in questo momento,
Le monete metalliche, ripeto, sono create dallo Stato, ma sono solo lo 0,3% di tutta la moneta che stiamo usando. E in particolar modo questa noi la chiamiamo moneta positiva, perché lo Stato la crea, la spende nell'economia e non deve restituirla a nessuno, quindi non genera alcun debito. Poi lo Stato ha demandato alla Banca Centrale Europea la creazione delle banconote, ma le banconote non vengono immesse direttamente dalla BCE nel sistema economico, le banconote vengono prestate al sistema bancario che le utilizza come sottostante per creare tutta la moneta elettronica che noi stiamo usando in questo momento. Quindi la realtà, la conclusione è che il 99,7% di tutta, ricco, tutta la moneta che stiamo usando ci viene prestata dal settore bancario e gliela dobbiamo restituire con gli interessi. Questa cosa, che sembra una quisquiglia, ha una portata enorme nel sistema economico e vi spiego perché. Facciamo l'analogia tra la moneta che circola nel sistema economico per scambiare beni e servizi e il sangue che circola nel nostro corpo per scambiare nutrienti tra le cellule e gli organi. Allora, se nel nostro corpo il corpo non potesse produrre il sangue, il corpo sarebbe malato e avrebbe bisogno di una trasfusione dall'esterno, quindi il sangue gli verrebbe prestato. Ma se dovesse restituirlo con gli interessi, che fine fa quel corpo? Muore dissanguato, perché la quantità di moneta che viene immessa, la quantità di sangue o di moneta immessa nel sistema economico, è sempre minore della quantità che ne viene estratta. Quindi noi siamo soggetti continuamente, senza rendercene conto, a un salasso continuo dovuto al pagamento degli interessi. Qualcuno di voi dentro la sua testa formulerà adesso questa osservazione: ma io non ho debiti con la banca e quindi io non pago interessi. Non è così, signori, perché il debito pubblico e il debito privato ce l'abbiamo tutti sul corpone, come vi facevo vedere all'inizio con quella bambina. Il debito pubblico noi paghiamo gli interessi attraverso le tasse, quindi pagando semplicemente le tasse noi dobbiamo pagare gli interessi che adesso stanno veleggiando sui 100 miliardi all'anno. Ma noi paghiamo anche gli interessi sul debito privato, perché quando noi compriamo un qualsiasi bene, un mobile, una sedia, una casa, dentro il prezzo di quella casa c'è anche il costo degli interessi che l'impresa o la ditta che le ha prodotte ha dovuto pagare. Quindi noi paghiamo continuamente. Io ho fatto dei calcoli che ci sono situazioni di prezzi che hanno dentro qualcosa come il 30, il 40 o anche il 50% di interessi nel costo di produzione. Cioè, se non ci fossero gli interessi costerebbe tutto molto meno, perché ovviamente non dovrebbero rimborsare alla banca tutti i prestiti che vengono ottenuti. Quindi il sistema com'è che funziona? E qui veniamo a cercare di delineare chi è che controlla questo sistema. Intanto noi, se abbiamo bisogno di moneta per scambiarcela, ce la prestano. E quindi, siccome chi ce la presta sono il sistema bancario e i mercati finanziari, questi però pretendono che noi gliela restituiamo con gli interessi. Quindi voi pensate che c'è un problema semplicemente matematico: se quella moneta che ci prestano è sempre minore della moneta che noi dobbiamo restituire, noi abbiamo un problema matematico, non potremo mai ripagare il debito, mai, a meno che tra di noi non ci fossero dei falsari in grado di creare moneta falsamente. Se a tutti noi che siamo il sistema economico, io presto 100 e sono l'unico che può creare la moneta e alla fine dell'anno vi chiedo 105, voi i 5 non ce li avete. Dovete per forza prendere atto che avete un debito che non è pagabile. Quindi questo aumento incrementale sia del debito pubblico sia del debito privato o di entrambi è una cosa che sta avvenendo in tutte le nazioni del mondo, chi più chi meno. L'Italia, che ha un maggiore debito pubblico, ha un minore debito privato. Nazioni che hanno un minore debito pubblico hanno un maggiore debito privato, ma per tutti è la stessa identica cosa. L'unica soluzione al sistema, poi vedremo come, però concettualmente, perché il problema sia risolvibile dal punto di vista matematico, è necessario che ci sia un soggetto che crea la moneta, ma non la presta al sistema economico, la spende per comprare beni e servizi che hanno un interesse collettivo, perché in questa maniera la moneta che comincia a circolare nel sistema non deve essere restituita a nessuno, verrà sottratta dallo Stato in parte attraverso le tasse, ma se vogliamo che il sistema economico abbia
una crescita economica e del benessere, è necessario che la spesa sia sempre maggiore delle tasse che vengono prelevate. Per fare questo non si può fare questa cosa nell'attuale modalità di finanziamento dello Stato, cioè bisogna trovare strumenti completamente diversi. E veniamo al cuore del problema. La domanda fondamentale che prima faceva anche chi ha fatto l'intervento prima, valutando l'articolo 1 della Costituzione, è: ma di chi è la sovranità monetaria? Allora, io riprendo gli stessi articoli della Costituzione, ma li vedo in positivo. Cioè, la sovranità appartiene al popolo, non appartiene al governo, non appartiene alle istituzioni, appartiene, signori, a tutti noi. E se non ne siamo consapevoli e seguiamo a convincerci che non è vero, noi seguiteremo a comportarci da schiavi pur non essendolo. Ricordatevi che c'è una bellissima frase di Karl Marx che diceva: il suddito non è suddito perché il re è re, il re è re perché il suddito pensa di essere suddito. Quindi è una cosa, se noi pensiamo di essere schiavi, ci comporteremo come tali e non faranno neanche fatica a trattarci come schiavi. Se invece cominciamo a capire che noi abbiamo un potere immenso, ma dobbiamo avere la capacità e la consapevolezza di come usarlo questo potere, che non è facilissimo. Però ci viene in aiuto un articolo che è il 117 della nostra Costituzione, che quando nel 2001 si è dovuta fare una modifica costituzionale per definire, separare i poteri e le competenze esclusive dello Stato e delle regioni, si è dovuto introdurre in Costituzione per la prima volta il termine moneta. E il legislatore ha fatto un'operazione corretta da un punto di vista giuridico, perché ha assegnato la competenza esclusiva in materia di moneta allo Stato. Quindi lo Stato, così come ha la competenza in materia di tasse, ha la competenza in materia di moneta. Considerate che nel 2001 avevamo già firmato i trattati europei, eravamo in procinto di entrare nell'euro, siamo entrati a gennaio del 2002, quindi non è possibile che il legislatore abbia avuto un colpo di testa e abbia scritto una cosa che non era corretta dal punto di vista giuridico. Allora, perché è vero e non può essere diversamente che la sovranità monetaria è dello Stato e quindi di tutti noi che rappresentiamo e siamo rappresentanti dello Stato? Perché la sovranità monetaria è strettamente legata a quella fiscale, perché se io sono lo Stato e posso imporre le tasse a voi, posso anche decidere con quali strumenti voi le tasse le pagate. Quindi è stupido dire che lo Stato non può creare moneta, perché io posso creare una qualsiasi strumento del cavolo e ve lo do e vi dico: voi dovete pagare le tasse con quello strumento e voi per forza lo dovete accettare. Quindi non c'è nessuna possibilità che lo Stato non possa creare moneta. E tra l'altro, in un sistema economico che inizia da zero, è facilmente intuibile che prima ancora di chiedere le tasse, lo Stato deve prima creare la moneta, metterla in circolazione e poi dopo può chiedere le tasse. Quindi è vero il concetto che se noi vogliamo pagare le tasse, prima ci deve essere stato uno che la moneta l'ha creata e l'ha spesa nel sistema. Non può essere il contrario, cioè che lo Stato dica: io ho bisogno delle tasse per finanziare la mia spesa pubblica. È esattamente l'opposto. Vediamo allora adesso velocemente, io mi scuso per la velocità, però chiaramente in un'ora e mezza abbiamo fatto un corso da 24 lezioni da mezz'ora, 12 ore, quindi e non è facilissimo. Però come lo Stato può esercitare facilmente la propria sovranità monetaria? Intanto partiamo da cosa non può fare. Lo Stato, l'unica cosa che non può fare per i trattati europei sono le banconote, perché sono di competenza esclusiva della Banca Centrale Europea. Poi però può creare, e lo fa, le monete metalliche, ma la cosa più straordinaria è che può creare anche le monete superiori a 2 euro. Questa è una cosa che sanno in pochi, è il mio cavallo di battaglia dal 2016, l'ho detto in tutte le salse, poi adesso vi spiegherò anche che cosa sta accadendo di grandissima novità, però sostanzialmente tutti gli stati possono emettere monete superiori a 2 euro, che si chiamano monete da collezione, ma hanno validità a corso legale solo nelle nazioni, diciamo, rispettive, perché in realtà l'euro non è una moneta unica, ma è l'insieme di tante monete nazionali. Poi lo Stato può sempre, ancora oggi, fare la versione cartacea delle monete metalliche, che sono i biglietti di Stato. Poi lo Stato può creare moneta elettronica se solo avesse banche pubbliche, e vi dirò anche che alla fine ci siamo riusciti a farla una banca pubblica, quindi e lo fanno altre nazioni del mondo, ma soprattutto noi italiani abbiamo, come abbiamo inventato le banche nel 1300, abbiamo inventato oggi altri due strumenti
di pagamento di tipo monetario che hanno valenza fiscale o altre valenze che poi dopo vi spiegherò. Però sostanzialmente sono tantissimi gli strumenti che lo Stato oggi potrebbe utilizzare. Quindi, come diceva Ezra Pound, dire che uno Stato non ha i soldi per costruire ospedali è come dire che un ingegnere, come sono io, non ha i chilometri per costruire le strade. È letteralmente assurdo affermare una cosa del genere. Veniamo alle monete da collezione che vi dicevo prima, perché questa è una novità assoluta. Vi racconto com'è nata tutta questa teoria, perché anche io nel 2015, quando ho cominciato a occuparmi di questi temi, non sapevo bene come collocare questa cosa e non sapevo neanche che esistevano queste monete da collezione. Però successe nel 2015 un fatto strano, che noi rilevammo in una notizia su internet, che il Belgio voleva commemorare la battaglia di Waterloo. Siccome i francesi, sapete come sono suscettibili i francesi, gliel'hanno vietato. Loro volevano commemorarlo con una moneta da 2 euro, quella che permette di fare motivi di tipo commemorativo. La Francia si impuntò, pretese dalla Banca Centrale di vietare al Belgio di emettere questa moneta. Il Belgio, né tanto né quando, emise una moneta da 2 euro e mezzo. Allora noi ci chiediamo, ma come cazzo ha fatto, scusate il termine tecnico, il Belgio a emettere la moneta senza chiedere l'autorizzazione alla BCE? Lo ha fatto proprio perché scoprimmo poi dopo che le norme dei trattati prevedono il controllo da parte della BCE sulle monete, quelle standardizzate che usiamo tutti noi, ma le monete di valore diverso rispetto a quelle standard, quindi gestite dalla BCE, sono di libera competenza degli stati. Tra l'altro sono monete dove, vedete, c'è la scritta Belgique, come in Italia, come sulle monete italiane la collezione c'è scritto Repubblica Italiana. Quindi non sono monete comunitarie, sono monete nazionali, a dimostrazione che noi possiamo esercitare ancora la sovranità monetaria. Ma lo potete capire anche se guardate nelle vostre tasche, perché gli euro che voi avete in tasca non ci fate mai caso, ma non sono tutti uguali, quindi hanno una faccia che è uguale, ma poi trovate gli euro tedeschi che hanno l'aquila imperiale, trovate gli euro francesi che hanno la scritta Liberté, Égalité, Fraternité, avete gli euro spagnoli che hanno la faccia di Juan Carlos, ma avete soprattutto gli euro italiani che li riconoscete non solo dal tema che viene rappresentato, ma soprattutto da un piccolo simbolo che è una R e una I sovrapposte, che sono le iniziali Repubblica Italiana. Quindi queste, signori, sono monete nazionali che hanno validità in tutte le nazioni europee, ma sono emesse dagli stati. Poi qui vi faccio vedere invece le monete che scoprimmo che invece gli altri stati emettevano da tanto tempo, da collezione, da 5, da 10 euro, tranquillamente, senza nessun problema. L'Italia invece non lo faceva ancora. Allora noi facemmo, quando feci un convegno alla Camera dei Deputati nel 2016, che era appena avvenuto il terremoto delle Marche e Umbria, e quindi era stata distrutta Amatrice e Norcia, io proposi, feci un disegno di legge nel quale dissi: ma perché l'Italia non fa delle monete da collezione con la cattedrale di Amatrice e con la cattedrale di Norcia? E in questa maniera il ricavato, se vedete cosa c'è scritto nell'articolo 7, avevamo scritto: con successivo provvedimento saranno stati, dunque, no, i ricavi che confluiranno nel conto corrente saranno utilizzati esclusivamente per i finanziamenti della ricostruzione degli edifici colpiti dal terremoto. Cioè lo Stato emetteva queste monete con questi monumenti, ma finalizzata alla ricostruzione del terremoto. Questa proposta la mandai attraverso dei parlamentari che conoscevo, girò per le istituzioni, ma non ne seppi più niente. Nel 2018 però ebbi la sorpresa, sopra ci sono le monete che avevo disegnato, sotto vedete la Zecca di Stato emise una moneta con la cattedrale della Matrice che, insomma, oggettivamente mi riempì di soddisfazione. Qual è il problema? Che la Zecca di Stato a mia richiesta gli chiesi: ma perché ne avete messi solo 20.000 pezzi? Tra l'altro è già esaurita, quindi se volete andare a comprare non la potete comprare perché ne fecero solo 20.000 pezzi. E lei disse: la Germania se lo può permettere di fare milioni di pezzi di moneta collezione e l'Italia invece no. In realtà non è così. Se lo fa la Germania lo potremmo fare tranquillamente anche noi. Però ancora si fa fatica a farglielo capire. Insomma, però ci stiamo arrivando. Intanto questi sono i biglietti di Stato che vi facevo vedere. Qual è la particolarità del biglietto di Stato? Non lo confondete mai con una banconota. Il biglietto di Stato ha due caratteristiche: c'è scritto Repubblica Italiana e non banca, ma soprattutto c'è la scritta biglietto di Stato a corso legale, quindi è una moneta emessa direttamente dal Ministero del Tesoro. Ma la novità più assoluta è che nella manovra finanziaria attuale, ovviamente su nostra sollecitazione, perché è da un po' che gli rompo le scatole, però hanno inserito questa norma: cancello tutto ciò che non serve. Leggete questa frase:
è autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli 0,25, 0,75, 1, 5, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000 euro. Vi sembra un inizio di esercizio di sovranità monetaria o no? Allora, considerate cosa succederebbe se l'Italia cominciasse a coniare queste monete con tutti i monumenti che abbiamo bellissimi in Italia. Tutti i turisti arriverebbero, le comprerebbero, se le porterebbero a casa. Quello che ha fatto la Germania. Quello che ha fatto la Germania, ma non lo potrebbe, mentre la Germania deve purtroppo metterci il windsurf e altre quattro bagatelle perché non ha monumenti come i nostri, noi potremmo fare un monumento per ogni città italiana, perché ogni comune ha monumenti che possono essere rappresentati, quindi chiaramente i turisti, i collezionisti, eccetera, potrebbero tranquillamente, diciamo, finanziare il recupero di questo patrimonio. Però sarebbero, perdona, una finanziazione di monete aventi corso legale. E certo, assolutamente sì. Non che uno paga una moneta. No. Qui stiamo parlando di moneta a corso legale, solo nei nostri confini. Però vi faccio notare una cosa. Lo Stato fa 1 milione di euro, 1 milione di pezzi di monete da 1000 euro, cioè 1 miliardo. Poi lo Stato prende questo pacco di monete, le porta in Banca d'Italia e gli dice: mi accrediti 1 miliardo di euro? Cioè, quella moneta elettronica generata da una moneta nazionale diventa internazionale. Cioè oggi il confine tra una moneta nazionale e una moneta internazionale è flebile. Quando una moneta viene trasformata in elettronico, a quel punto vale in qualunque paese del mondo, ok? Ma la cosa più novità, e questa me la butto là solo come provocazione, è questa piccola frase: l'istituto è il soggetto designato alla realizzazione, personalizzazione e gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore dei documenti fisici la cui produzione, detto in soldoni, non solo possiamo fare le monete metalliche, non solo possiamo fare le monete cartacee, ma anche la moneta elettronica. E lì non c'è più un limite, non c'è più un limite, ok? Quindi è solo un problema di percezione, non è un problema reale. Noi abbiamo ancora la capacità di fare tutto quello che vogliamo. Allora, vai. Vi devo dire, questa proposta è bollinata nella manovra finanziaria, ma non è ancora stata approvata. Ma quando è bollinata normalmente fanno fatica a cancellarla, perché la manovra bollinata viene approvata a tucuri in quella maniera, a parte eventuali emendamenti, quindi speriamo che non ci sia qualche manina nel Ministero che proceda alla cancellazione. Però noi adesso l'abbiamo annunciata pubblicamente a voi, al convegno del Senato, insomma, se la volessero cancellare dovrebbero quantomeno scoprirsi. Bagabù. Allora, intanto vediamo i tempi, perché io non so se è il caso di entrare nelle non singole. Non ti preoccupare, abbiamo ancora 2 giorni, stai tranquillo. Sono le 12:25. Ancora... Allora, provo a dare. Mezz'oretta, non mezz'oretta. Ok, allora, no, perché volevo. Anche il microfono, avete perché la voce talmente. Vabbè, se non dà fastidio, mi dà fastidio. No. Vabbè, allora parlo a voce, che mi piace di sì. Come? No, allora uso. Allora, banca pubblica, perché è importante la banca pubblica? Perché la banca pubblica permette di fare nuovi prestiti all'economia reale, permette di ricevere prestiti a tasso agevolato da parte della BCE e permette anche di fare da prestatore di ultima istanza, cioè la banca pubblica può comprare con i prestiti della BCE i titoli dello Stato, quindi lo Stato con la banca pubblica può fare praticamente un sacco di cose. Anche perché le banche private non hanno come fine di finanziare l'economia reale, hanno come fine, voi sapete, il profitto. E quindi, siccome finanziare l'economia reale è più rischioso che finanziare la speculazione finanziaria, le banche, tutte quelle private, stanno privilegiando la speculazione finanziaria e non l'economia reale. Una banca pubblica, vi dicevo, ce l'abbiamo già, io la scoprì nel 2019, e la, diciamo, feci capire a un convegno al Senato dove c'erano diversi senatori e deputati, e gli spiegai che questa banca poteva diventare fondamentale, ma era una piccola banca, considerate che era la ex banca del Mezzogiorno, non aveva sportelli, non aveva filiali. Capirono il concetto e il governo Conte decise di fare un decreto legge per creare una banca degli investimenti con il medio credito centrale, facendogli comprare poi la Banca Popolare di Bari, che nel frattempo aveva avuto delle difficoltà. Quindi attualmente
il medio credito centrale ha filiali in tutto il centro-sud, purtroppo non nel nord e nelle isole, però l'idea nostra è quella di accorparla col Monte dei Paschi. Diciamo che il governo è in leggera controtendenza rispetto a quello che vorremmo noi, perché ha appena liquidato il 25% di Monte dei Paschi e l'ha venduta a privati, però mantiene ancora il 40%, quindi potrebbe tranquillamente conferire le quote residue al medio credito centrale e quindi avremmo una banca importante con tutte le filiali su tutto il territorio. Perché è importante? Perché la Germania, che da più tempo di noi ha una banca pubblica veramente importante, che è la KfW, attraverso questa banca nel 2020 è stata capace di finanziare la pandemia con ben 820 miliardi di euro, perché le banche pubbliche hanno una capacità di finanziamento dell'economia pazzesca, perché non hanno il problema delle banche private che, essendo finanziate da privati, hanno capacità limitate, ma lo Stato, utilizzandole, può davvero finanziare velocemente l'economia con prestiti a tassi agevolati, e quindi sarebbe uno strumento importante. Poi c'è la moneta fiscale. La moneta fiscale, voi l'avete vista realizzata, è colpa nostra, quindi se qualcuno ce l'ha con il super bonus bisogna che prendetevela con noi, perché siamo stati noi ad inventare questo tipo di strumento. Però noi non l'avevamo pensato per il super bonus, noi quello che abbiamo da tempo teorizzato è la cedibilità del credito d'imposta. Quindi guardate il super bonus non tanto per la percentuale del 110%, che comunque ha avuto il merito di aver, diciamo, incentivato la crescita economica nell'edilizia. Qualcuno di voi l'ha usato qui? Solo uno, due, però tre, quattro, insomma, comunque. Lo spiego agli altri, per chi l'ha usato sa come funziona. Però in pratica tu ristrutturavi la tua casa, presentavi questo progetto, lo Stato ti restituiva, a fronte delle fatture che avevi, diciamo, emesso e pagato, il 110% di tutto quello che avevi speso. Questo significava praticamente avere il finanziamento quasi del 100% della spesa, perché poi tu potevi questi soldi portarli in banca e la banca te li cambiava in euro. Con che euro te li cambiava? Con euro che aveva già? No, la banca semplicemente metteva all'attivo del bilancio il credito d'imposta che gli davi e al passivo creava la moneta di cui tu avevi bisogno. Quindi è stata una forma surrettizia di creazione di denaro in euro da parte dello Stato, perché io Stato creo un credito d'imposta, ve lo do, voi lo portate in banca e la banca vi crea con questo credito moneta elettronica, e praticamente lo Stato ha creato moneta. Questa cosa ha dato talmente fastidio ai poteri più alti che hanno fatto cadere Conte, hanno fatto arrivare Mario Draghi, che è oggettivamente, adesso non è per offenderlo, ma è il maggiordomo di questi poteri, e quindi Draghi è arrivato con il compito è arrivato con il compito di distruggere quella che era stata la vera rivoluzione del super bonus, che era la cedibilità del credito. Perché quando io un credito lo rendo cedibile, quello diventa moneta. Addirittura nella nostra idea, adesso poi ve ne parlerò, quindi il super bonus ha creato vantaggi per i cittadini, ha creato vantaggi per le imprese, ha creato vantaggi per le banche, perché ci hanno guadagnato in questo cambio, ha creato vantaggi per lo Stato, perché l'hanno bloccato? Perché ha creato svantaggi per i mercati finanziari. È inutile che ce la raccontiamo, che gli unici che avevano da temere da questa misura erano i vari BlackRock, Vanguard, JP Morgan, Goldman Sachs, tutta questa gente, che non dovete vederli come separati tra di loro. Se voi andate a vedere partecipazioni azionarie di BlackRock, di Vanguard, JP Morgan e Goldman Sachs, sono tutte incrociate, li dovete vedere come un unico soggetto che ha un patrimonio, BlackRock 10.000 euro, gli altri di 6.000, eccetera. Io ho fatto il conto che i sei fondi più grossi che ci sono al mondo hanno un patrimonio dell'ordine dei 30-40 mila miliardi. Considerate che il PIL dell'Italia è 20.000, 40.000 sono 20 volte, quindi chiaramente hanno una potenza di fuoco pazzesca, e quindi per tutelare i loro interessi, anche legittimamente, che cosa fanno? Impiegano una parte delle cifre che creano per finanziare politici, le ricerche, le università, eccetera, perché se io lo posso fare, perché posso creare moneta con un click, voi andate in banca e voi chiedete un prestito e dovete raccomandarvi che vi diano un prestito. Ma voi pensate, BlackRock va alla Goldman Sachs, di cui ha una quota quasi, non dico maggioritaria, ma comunque importante,
Quindi col direttore della Goldman Sachs non è lo stesso rapporto di un cliente, perché BlackRock è proprietaria di Goldman Sachs. Quindi quando chiede un prestito, cioè, gli danno quello che vogliono, decide lei il tasso di interesse. Poi ci sono dei meccanismi che non faccio fatica, oggi non riusciamo a trattarli tutti, per cui il denaro lo moltiplico 10 volte. Quindi possono fare tutto quello che... Cioè il denaro per loro è l'ultimo dei problemi, perché hanno 1000 meccanismi finanziari per crearlo, ma lo usano per schiavizzare noi, perché a noi ce lo impediscono, anche se noi avremmo più di loro il diritto di crearlo. Il problema è che non lo sappiamo, siamo inconsapevoli come quella bambina che nasce, e quindi pensiamo che in realtà dobbiamo restituire un prestito che in realtà è illegittimo. Il super bonus lo ha certificato Nomisma, che ha prodotto effettivamente un vantaggio. Qual è il vantaggio del super bonus? Se io, Nomisma ha detto, con 38 miliardi di crediti d'imposta cedibili si è generata un'economia da 125 miliardi, cioè 3 volte. Quante tasse paghiamo su 3 volte su 125 miliardi? Una marea, molti di più dei 38 miliardi di sconti fiscali che lo Stato ha concesso. Quindi lo Stato dà degli sconti sulle tasse future, quindi paradossalmente potrebbe sembrare un mancato guadagno futuro, ma siccome subito tutti questi costi vengono fatturati e si paga l'IVA, chiaramente lo Stato ci guadagna 2 volte, perché i costi ce li ha negli anni successivi e invece i guadagni ce li ha nel primo anno. La piattaforma che noi abbiamo inventato, ve la dico molto semplicemente, è una piattaforma gestita direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, senza intermediari di tipo bancario, e con dei conti correnti fiscali elettronici intestati a ciascuno di voi. Praticamente lo Stato vi accredita i crediti d'imposta e voi ve li scambiate come se fosse un normalissimo conto corrente, con dei bonifici, bancomat, carte di credito, eccetera. Come utilizza la spesa lo Stato in crediti d'imposta? Non tanto per le opere private come per il super bonus, ma per la spesa pubblica. Cioè lo Stato, quando deve costruire un ospedale, non si va a indebitare con i mercati finanziari, che so, 100 milioni di un complesso ospedaliero, deve emettere 100 milioni di BTP e poi in 10 anni pagare qualcosa come 160 milioni, perché l'ordine di grandezza è questo: un BTP in 10 anni ti costa il 60% in più. Ma perché dobbiamo pagare tutti questi interessi? Quando lo Stato emette 100 milioni di crediti d'imposta, li dà all'impresa, l'impresa li porta in banca, gli danno i soldi, finito. Cioè non c'è più nessun problema, non c'è indebitamento, non c'è niente. E soprattutto potrebbe tranquillamente generare uno strumento che è diverso, questo è una cosa diversa rispetto ai conti fiscali, e sono i conti di risparmio. Il problema attualmente, qualcuno avrebbe dei soldi, l'unica possibilità oggi di gestire i propri soldi, i propri risparmi, è quella o di tenerli sul conto corrente, ma non vi fruttano niente, e tra l'altro nessuno sa che siete soggetti al rischio bail-in, cioè se la banca fallisce rischiate anche di rimettersi i soldi che avete nel conto corrente, oppure li investite sui mercati finanziari. Queste sono le uniche due alternative, ma nessuno si chiede, quando tu lasci i soldi in banca o li presti ai mercati finanziari, che cosa ne fanno di questi soldi? Perché non stanno fermi. Questi soldi vengono utilizzati sia dalle banche che dai mercati finanziari per investire sui titoli dello Stato. Quindi tanto varrebbe che lo Stato creasse a ognuno di voi un conto di risparmio gratuito, garantito dallo Stato, quindi dal Ministero del Tesoro, dove se voi ci mettete dei soldi, lo Stato vi garantisce un rendimento del 3, 4, 5% costante tutti gli anni, magari anche indicizzato. Ma dovreste avere anche il vantaggio di utilizzarlo come se fosse un conto corrente, cioè se poi Maurizio deve pagare me per qualche motivo, mi paga dal suo conto di risparmio al mio. Quindi questo investimento in una sorta di titolo di Stato dematerializzato, elettronico, è in realtà scambiabile, frazionabile e scambiabile. Quindi tu ci puoi andare a pagare il caffè al bar, al ristorante, al supermercato, ci puoi pagare qualsiasi cosa. Cosa succederebbe in questo caso? Che tutto il debito pubblico diventerebbe moneta, quindi circolando nell'economia produrrebbe benessere, non sarebbe più necessario fare aste di BTP, andare sui mercati finanziari, lo spread, non esisterebbe più niente. Ok? Questa è una cosa semplice, dopo faremo le domande. Andiamo avanti. Quindi capitale garantito, rendimento, strumento di pagamento senza necessità di disinvestire. Voi sapete che se investite in BTP e avete bisogno di soldi, purtroppo dovete disinvestire con il rischio che in quel momento la valutazione di quel BTP è più bassa di quello che l'avete pagato.
Considerate che ci sono dei BTP a oggi emessi degli anni scorsi che valgono il 50% del valore nominale. Se io oggi li vendo, prendo la metà di quello che ho speso, ok? E intanto l'altra cosa di cui noi non siamo consapevoli è la ricchezza finanziaria che hanno gli italiani, perché gli italiani posseggono una ricchezza finanziaria di 5.200 miliardi, considerate che il debito pubblico è 2008, quindi stiamo parlando di quasi il doppio. Questa ricchezza finanziaria è detenuta sui conti correnti, ferma lì, 1.600 miliardi, viene investita sui mercati finanziari per 3.200 miliardi, investita in titoli dello Stato direttamente solo 200 miliardi. Su 5.200. Pensate che solo 10 anni fa gli italiani investivano 700 miliardi su titoli di Stato. Quindi dobbiamo tornare a non solo a reinvestire nel nostro debito pubblico, ma lo Stato ci deve dare uno strumento per cui quel debito pubblico diventi una moneta che noi ci scambiamo liberamente, e considerate che a ogni scambio noi paghiamo le tasse. Quindi la circolazione del debito nell'economia produrrà un aumento del gettito fiscale dello Stato. Il piano è semplice e viene basato su una piattaforma elettronica unica che gestisca sia i conti correnti fiscali che abbiamo detto, sia il conto corrente bancario della banca pubblica, sia il conto corrente di risparmio, gestito da un'unica piattaforma elettronica e gestito con un'unica carta magnetica. La tecnologia lo permette, voi avreste un'unica carta magnetica con la quale, cambiando la password, potete pagare con uno o con l'altro conto corrente, quindi gestireste, diciamo, le vostre finanze in maniera molto semplice. Il piano è molto semplice, si potrebbe aumentare la spesa pubblica dello Stato con il credito d'imposta cedibile per 300 miliardi in 2 anni e quindi creare una crescita economica costante e continua, finanziare le imprese con almeno 300 miliardi di nuovi prestiti solo alle piccole e medie imprese e quindi specifici, ma soprattutto è possibile attraverso i conti correnti e risparmio tutelare ed incoraggiare almeno, dico poco, 400 miliardi di quella ricchezza finanziaria che abbiamo. Stiamo parlando di meno del 10%, quindi non è un progetto così, diciamo, particolarmente fantasmagorico quello di dedicare alla rinascita economica almeno 1.000 miliardi in 2 anni. Ma la caratteristica di queste 3 soluzioni sarebbe che non hanno nessun debito verso l'esterno. Cioè, o è senza debito o è un debito nei confronti dei cittadini italiani. Significa che lo Stato, quando paga interessi agli italiani, quegli interessi vengono reinvestiti nell'economia. Mentre invece, quando noi paghiamo interessi ai mercati finanziari, quegli interessi finiscono sui mercati finanziari stranieri e quindi finanziamo altre economie. Servirà tutto questo piano a risolvere tutte le emergenze che abbiamo, dall'inquinamento, i terremoti, la manutenzione delle infrastrutture, la manutenzione del territorio, migliorare i servizi della sanità, l'istruzione, la ricerca soprattutto. Dobbiamo smetterla di affidare la ricerca dei privati che la fanno solo in funzione dei loro interessi specifici. La ricerca deve essere fatta da un ente terzo che la fa in funzione dell'interesse collettivo, non del profitto. E soprattutto l'energia, che deve essere, diciamo, sicuramente controllata in qualche modo dallo Stato per calmierarla ed evitare che subisca la speculazione finanziaria. Dobbiamo valorizzare tutto il nostro immenso patrimonio, la cultura, l'arte, le imprese, le piccole e medie imprese che sono ovviamente da salvaguardare, e l'ambiente che abbiamo, che è uno dei più straordinari che c'è su tutto il pianeta, perché abbiamo una diversità, diciamo, di specie vegetali, specie animali che non c'è in nessun'altra parte del mondo. Quindi, la domanda che ci facevamo all'inizio: noi abbiamo la sensazione di essere in gabbia, ma siamo così sicuri che siamo in gabbia? Perché noi pensiamo di essere in gabbia perché ci raccontano del virus, del debito pubblico, del debito privato, della CO2, ma in realtà, la realtà è che questa gabbia, signori, ce la stiamo portando dietro noi. Non è una gabbia reale, è una gabbia nella nostra percezione della realtà. Perché non esiste la realtà, esiste solo la nostra percezione. Se noi pensiamo di essere schiavi, ci comporteremo da schiavi e saremo schiavi. Noi viviamo ormai in una sorta di caverna moderna di Platone, dove non ci sono più le ombre proiettate sulla parete, ci sono degli schermi televisivi che ci raccontano sempre la stessa cosa: che lo Stato ha ceduto la sovranità monetaria,
che se stampa soldi lo Stato crea inflazione, che nel bilancio lo Stato è come una famiglia. Quanto cazzo di volte ce lo devono ripetere che lo Stato è una famiglia? Ma se lo Stato è una se la famiglia è come lo Stato, io voglio la stampante per stampare i soldi, perché se no non è possibile. E poi voglio che ogni volta che vado al supermercato, io voglio che il supermercato, quando spendo 100 euro, me ne restituisca 30 come tasse su quello che io impongo. Quindi non è così, lo Stato non è come una famiglia, non fare, è come un'azienda. Noi possiamo fare. Non è ancora così, però possiamo pretendere che lo Stato lo faccia. Ma soprattutto lo Stato non deve restituire il debito. Il debito è... I paesi del mondo più indebitati sono i più ricchi, signori. Qual è il paese più indebitato del mondo? Il Giappone. Vi sembra una nazione povera? Sapete qual è quello meno indebitato? Il Burundi. Allora, noi vogliamo diventare il Burundi o il Giappone? Il problema è la gestione del debito. Il debito deve essere interno. Il Giappone non ha nessun problema, perché il debito lo detengono i giapponesi, non lo detiene Goldman Sachs, JP Morgan e BlackRock. Ma soprattutto dobbiamo rompere il soffitto della caverna e andare fuori, perché la realtà è un'altra. La realtà è che lo Stato può sempre creare soldi, e lo Stato siamo tutti quanti noi, e lo deve fare per il benessere dei cittadini, come dice la nostra Costituzione, che è l'unico vero obiettivo dell'economia. Uniti si vince. Perché? Perché noi dobbiamo cambiare paradigma. Purtroppo esiste questa aristocrazia finanziaria, vi ho dato un po' di nomi, ma non saranno tutti, però considerate che già mettere insieme BlackRock, Vanguard, Goldman Sachs, JP Morgan, sono altre tre o quattro, insomma sono sei, come? Morgan Stanley, insomma comunque ce ne sono alcune che, se voi andate a vedere, diciamo, le partecipazioni incrociate che hanno, praticamente controllano tutto il mercato finanziario. Questa aristocrazia finanziaria perché ha la meglio sul 99% della popolazione? Non stiamo parlando neanche dell'1%, stiamo parlando dello 0,01% della popolazione mondiale. Come fa a controllare tutti noi? Lo fa perché noi siamo divisi. Innanzitutto loro controllano il denaro, lo creano, e con il debito controllano la politica, l'informazione, l'università e l'economia. Ma lo possono fare perché noi abbiamo smesso di fare qualcosa all'interno di questo sistema. Ma soprattutto noi perdiamo tutto il nostro tempo a dividerci su tutti, e fanno apposta a metterci davanti i problemi gender, l'Ucraina con la Russia, la Palestina, Israele, e il surriscaldamento e non surriscaldamento, il vaccino e non vaccino. Sono tutte armi di distrazione di massa. Servono a focalizzare la vostra attenzione su altro e servono a dividerci tutti. Chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Lo fanno apposta, perché se noi fossimo uniti e fossimo consapevoli del nostro potere, non ce l'è per nessuno. Nessuno. Perché il 99% della popolazione, nel corso dell'umanità, ha sempre sovvertito qualunque tipo di potere. Il problema è che oggi il potere ha imparato la lezione della storia e ha imparato a nascondersi. E a nascondere. Oggi non ci sono più le guerre, i carri armati, le armi, gli eserciti. Cioè, ci sono per darci la sensazione a noi che le guerre siano importanti. Le vere guerre si stanno combattendo sulla finanza, e siccome quella roba là noi non la conosciamo, non la capiamo, non ci rendiamo conto di essere sotto guerra, ok? Dobbiamo però svegliarci. Come diceva Margaret Mead, non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e risoluti possa cambiare il mondo, perché in realtà sono stati sempre e sono loro a cambiare. Grazie. Scusate la fretta, ma...